Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Siamo arrivati alla quinta lezione di Mix From Zero, oggi ci occuperemo delle chitarre acustiche ed elettriche, registrate per questo brano di Vincenzo Incenso da un live eseguito in Colombia qualche mese fa. Abbiamo affrontato l'analisi e la configurazione del workflow, della batteria e del basso nelle scorse lezioni, che vi invito a seguire. Mentre oggi ci occuperemo di analizzare le tracce di chitarra. Nel caso specifico sono state registrate 1, 2, 3, 4 tracce di chitarra, di cui una chitarra acustica e una chitarra elettrica, a cui poi sono state aggiunte delle piccole parti di chitarra acustica ed elettrica da sovrapporre. Le riprese sono quelle live, quindi abbiamo il suono diretto della chitarra e la chitarra elettrica. Visualizziamole meglio, che più o meno fanno le stesse cose, quindi dovremo stare attenti a posizionarle nel segnale stereo, eventualmente rendere più stereofoniche le chitarre mono e scegliere i punti dove farle intervenire al meglio poi durante le fasi di arrangiamento e infine in quelle di mix. In questo caso sto anche arrangiando le sezioni con l'autorizzazione dell'autore, ovviamente partecipando in un qualche modo alla produzione. Esistono diversi sistemi per rendere stereofonica una chitarra mono. Uno dei tantissimi utilizzati negli anni è quello di duplicare la traccia facendo duplicate complete e pampottare le due tracce destra e sinistra per poi rallentare una delle due tracce. Nel nostro caso potremmo utilizzare il delay della traccia che troviamo qui al lato spostandolo di 16 millisecondi. Stringiamo il panorama. Mono. Cercando di non superare i 25 millisecondi perché spesso poi si creano dei problemi di controfase. Questo è analizzabile utilizzando poi il pulsante mono che troviamo qui sul master. Quindi facendo attenzione appunto che la chitarra non scompaia una volta messa in mono. Ascoltiamo con la batteria. Utilizzeremo poi il nostro fat channel per equalizzarlo. Mettiamolo sul canale acustiche. Tagliamo il roll off sotto per evitare che il basso infastidisca la chitarra acustica. Con lo shelf. Liberiamo un po' le frequenze medie per fare spazio poi alla voce e anche al rullante ovviamente. E alziamo un po' le alte. Inseriamo poi il compressore post equalizzazione attraverso il nostro pulsante di switch. Troppo aggressivo. Senza. Non snaturiamo la chitarra. Thank you.
sentiamo come viene fuori meglio il basso. Inviamo anche il nostro mandolino alle chitarre acustiche. In questo caso possiamo creare anche un effetto più d'ambiente sul mandolino stesso aggiungendo una room con il nostro room verb. Ascoltiamolo in solo. Ingrandiamo la room. E con il nostro fat channel aggiungiamo una compressione. Alziamo anche il gain della traccia perché è troppo bassa rispetto alle altre. Possiamo fare questo attraverso il nostro input controls, vi ricordo. Quindi alziamo di 9 dB questo canale, anche per poter far entrare in funzione meglio il nostro compressore. Togliamo un po' di suono inscatolato e ad aumentiamo leggermente le frequenze medie per far uscire il timbro dello strumento senza gli effetti. Possiamo eventualmente aggiungere un mix tool alla fine della catena per ridare un po' di gain alla traccia prima di arrivare al fader. Ascoltiamo senza. Inviamo poi il mandolino ad un altro bus per evitare che si sovrapponga al canale delle chitarre acustiche, dove abbiamo già fatto un'altra compressione e un altro tipo di effetto. Cerchiamo le altre frasi di chitarra acustica, eccole. Trattiamola come il mandolino, quindi lo shelf.
posizioniamola leggermente fuori dal centro, come abbiamo fatto anche con la prima. Spero che questa lezione vi sia stata utile e vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra al mio canale per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ho aperto anche un account Patreon per poter supportare questi piccoli video gratuiti. Il contributo è veramente minimo, ma vi darà accesso non soltanto ai video gratuiti, ma anche ad altri contenuti esclusivi solo per gli utenti Patreon, comprese le tracce che sto utilizzando per fare il mix e tutti i preset che ho utilizzato per questo mix. Per il momento è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio di Mix From Zero. Ciao, a presto!